Nel precedente episodio, Roy ha raggiunto il Locomonauti per incontrare Fuecoco, ma gli esploratori sono arrivati per attaccare il gruppo di ragazzi. In questa puntata, mentre Amefio si catapulta su Liko per prenderle il ciondolo, quest'ultimo inizia a brillare e difende nuovamente la ragazza. Ma allo stesso tempo, anche la Pokéball antica di Roy inizia a brillare insieme al pendente. La sfera di protezione svanisce e Amefio tira fuori Cerulege per combattere contro Sprigatito e Fuecoco, dimostrandosi molto più forte. Mentre Roy si getta per salvare il suo Fuecoco dall'attacco di Cerulege, Liko chiede al ciondolo di proteggere il suo amico quando i due strumenti dei ragazzi iniziano a brillare nuovamente. Dalla Pokéball di Roy esce fuori un raggio che chiama un Rayquaza cromatico che spiazza chiunque. Il Pokémon inizia ad attaccare facendo fuggire gli esploratori in ritirata, mentre Roy non riesce a richiamarlo nella sfera. E dopo uno sguardo verso Liko, Rayquaza prende e vola via. Parlandone col nonno di Roy, quest'ultimo racconta che un tempo Rayquaza aveva obbedito ad un leggendario allenatore avventuriero, ma non sa nient'altro al riguardo, in quanto la Pokéball l'aveva trovata lui stesso tempo fa su una spiaggia e donata al suo nipote perché gli piaceva. Nel mentre Molly ha curato Sprigatito e Fuecoco, con quest'ultimo che riceve da Charizard una Pokéball. Roy corre verso il Pokémon per dirgli cosa sente nei suoi confronti e Fuecoco esce dalla nave lanciandogli la Pokéball per farsi catturare. Il ragazzo adesso è un allenatore di Pokémon, ma il gruppo deve subito ripartire verso Paldea e suo nonno non lo lascerebbe mai viaggiare. Ma proprio in quel momento arriva il nonno vicino a Roy, con il ragazzo che riesce a fargli capire quali sono le sue intenzioni e motivazioni, e ricevendo da lui il benestare assieme ad uno zainetto e un giubbotto per viaggiare. Intanto gli esploratori fanno rapporto al loro capo in una riunione con anche altri membri misteriosi. Il Master Gibeon affida a Spinel il resto della missione, rimuovendo Amefio dall'incarico, che non la prende benissimo, ma decide comunque di far tutto per conto proprio. Roy riconsegna la bandiera della nave ai Locomonauti che aveva ritrovato poco prima, e mentre prendono il volo, salutano il nonno e i vari abitanti dell'isola, con i due ragazzini a bordo, pronti alle loro avventure. Nel prossimo episodio, mentre Liko e Roy si allenano, decideranno di scoprire uno dei più grandi misteri della nave. Segui il continuo della storia con i nostri In Sintesi.